Come siete arrivati a questo arresto? Allora, ci siamo arrivati attraverso uno delle segnalazioni fatte da dei cittadini che avevano visto questi movimenti, che erano anche abbastanza palesi, per cui li avevano notati, ce li hanno segnalati e noi siamo soliti verificare questo tipo di segnalazioni e vedere se sono veritiere, se sono attendibili oppure no. Giudicata l'attendibilità della segnalazione, siamo arrivati noi a fare osservazione e vedere com'erano e quanti erano e cos'erano i movimenti. Una volta, diciamo, stabilito quello che avevamo già avuto come informazione e poi accertato, siamo intervenuti venerdì sera. Ecco, diciamo, l'intervento in sé è stato difficoltoso perché ci siamo trovati di fronte a un numero abbastanza consistente di persone e tutte per le proprie ragioni avevano motivo per sottrarsi, diciamo, all'identificazione o al fermo. Quindi c'è stato un po' di parapiglia, come potete vedere il parapiglia c'è stato, però insomma siamo riusciti poi a portarlo a termine. È la prima volta che il commissario Pennella è vittima di una reazione di questo tipo, che il comandante Altamura nel suo intervento ha segnalato come grave e indice di un atteggiamento da condannare. Decisiva in questo caso la segnalazione dei cittadini. Quanto è importante che le persone osservino il territorio e mandino segnalazioni? È fondamentale. E gli agenti delle forze dell'ordine non possono essere presenti ogni metro quadrato delle nostre città, per cui la collaborazione con i cittadini è fondamentale, anche perché noi garantiamo ovviamente l'anonimato, ma soprattutto garantiamo, come casi specifici, un'attività immediata, per cui anche i genitori che ci hanno segnalato questo via viai di minorenni possono essere soddisfatti perché riscontrano che la polizia locale è intervenuta immediatamente. Sono messaggi importanti perché fa capire che a Verona delle sacche di questo tipo vengono immediatamente eliminate.